Ordine di arresti domiciliari per il deputato regionale Carmelo Pullara. Un caso ad Agrigento, importato dalla Sardegna. Alicata operazione dei carabinieri con un arresto. Il comune non interviene per salvare l'unico polmone verde assalito dalle fiamme. Tre nuovi arbitri agrigentini per la prima categoria. Benvenuti su Tigua Notizie. Il Tribunale del Riesame di Palermo ordina gli arresti domiciliari per il deputato di Licata Carmelo Pullara, indagato nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità. Il servizio di apertura del direttore Arturo Cantella. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto l'appello della Procura e ha ordinato gli arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano dei Popolari Autonomisti, onorevole Carmelo Pullara, l'esponente politico di Licata, indagato nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità su una serie di presunte corruzioni e turbativa d'asta, e questo è il reato contestato all'onorevole Pullara, nell'ambito degli appalti per le forniture a ospedali e aziende sanitarie provinciali. Il volume di affari interessato delle gare in oggetto dell'indagine è di oltre 600 milioni di euro. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio De Montis aveva chiesto gli arresti in casa per il parlamentare già nello scorso maggio, ma il GIP Claudia Rosini li aveva negati, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi, basandosi su una serie di intercettazioni. I pubblici ministeri Giovanni Antoci e Giacomo Brandini avevano sostenuto come nel 2018 Pullara avesse cercato di favorire l'azienda Manutencoop, oggi Recap, che ha sempre sostenuto di essere estranea alla vicenda. Anche l'indagato aveva respinto gli addebiti, ma ora il collegio presieduto da Daniela Vascellaro, Alatere Stefania Brambille e Ettore Contino ha deciso in maniera diversa dal giudice Rosini. Pullara non verrà immediatamente arrestato perché ha il diritto di ricorrere in Cassazione. Questo è il commento del deputato licatese Pullara. Non posso crederci, ho assistito personalmente all'udienza e devo dire che tutto mi aspettavo tranne che questa decisione, anche perché le argomentazioni portate avanti dalla pubblica accusa, infatti, ed atti non risultano vere. Ciò non di meno le decisioni si accettano, con fiducia attenderò il giudizio della Cassazione sperando di mettere fine a questa per me assurda vicenda. Operazione dei carabinieri di Licata, operazione antidroga dei carabinieri di Licata con un arresto. Lello Casessa. Scovati dai carabinieri di Licata e sequestrati 104 kg di droghe, altri 4 kg di semi di marijuana. Trovati anche oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. GM, queste le iniziali, conosciuto da tempo alle forze dell'ordine, è stato subito arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'enorme quantitativo di droghe è stato rinvenuto in un magazzino a Licata, all'interno del quale vi erano sacchi, scatoloni e barattoli con 104 kg di roba. Un'operazione condotta dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Licata che da tempo fiutavano la roba. L'attenzione dei carabinieri è stata attirata infatti dal sospetto di un licatese già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno deciso di effettuare una perquisizione a casa trovando la droga. All'interno dell'abitazione, stando all'accusa formalizzata, hanno trovato una camera piena di sacchi di plastica trasparente, tre scatoloni, diversi barattoli di vetro, tutti pieni di marijuana in parte già confezionata. È scattato subito l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli delle forze dell'ordine andranno avanti sull'intero territorio della provincia di Agrigento allo scopo di prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti senza alcuna tregua. Si registra un caso Covid ad Agrigento che fa parte dei vacanzieri che hanno scelto di soggiornare in Sardegna. Arturo Cantella. Un nuovo caso di coronavirus ad Agrigento, una signora rientrata in città da una vacanza in Sardegna che è risultata positiva al tampone.
A darne notizia direttamente il primo cittadino di Agrigento che pochi minuti fa è stato contattato dall'ASPE di Agrigento. L'ASPE mi ha appena comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo al Covid-19 ad Agrigento. Si tratta di una signora di ritorno da una vacanza in Sardegna. Come protocollo si stanno attivando tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti del caso sui suoi possibili contatti. La signora accusa alcuni sintomi atipici della malattia, si trova in isolamento domiciliare come già annunciato più volte e chiedo ai cittadini, continua Firetto, di continuare a usare le precauzioni per evitare il contagio, mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene spesso le mani, igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani. Intanto sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 73 le persone ricoverate, ma restano 10 quelle in terapia intensiva. L'incremento degli ospedalizzati è consistente anche oggi, trattandosi di nuove ricoveri. Nel complesso salgono a 1.019 gli attuali positivi nella Sicilia, 947 dei quali in regime di isolamento domiciliare, eseguiti 4.072 tamponi che portano il totale a quasi 337.800. Resta ferma a 286 il totale delle vittime dell'epidemia in Sicilia. Per quanto riguarda le province, a Palermo si registrano 17 nuovi positivi, 16 a Catania, 7 di questi sono provenienti da paesi esteri, 7 a Messina, di questi 5 sono tornati dalla Sardegna, 3 a Ragusa, di questi 2 di ritorno da Malta, 7 a Siracusa e oggi 1 ad Agrigento. Franco Micichè, candidato sindaco di Agrigento, in un video diffuso oggi parla da medico in prima linea nell'accoglienza dei migranti a Porto Empedocle. Micichè parla, dicevamo, da medico che ha visto e toccato con mano quelle che sono le condizioni dei migranti sbarcati. Franco Micichè, dall'alto della sua esperienza professionale, sostiene la necessità di tutelare prima di tutto la salute dei cittadini, auspicando che il governo nazionale affronti la questione con la massima attenzione. Non entro nel merito, dice Micichè, della controversia tra il governo regionale e quello nazionale, ma non può un ricorso al TAR decidere sulle sorti della nostra salute. Mi auguro, conclude il dottor Micichè, che si affronti la questione con il cuore, ma tenendo principalmente presente il bisogno di tutelare la popolazione siciliana. A Fontanelle quello che si temeva purtroppo è accaduto, perché dal comune di Agrigento nessuno ha avvertito il dovere di prevenire la distruzione dell'unico polmone verde nel viale Sicilia. Le sterpaglie non hanno lasciato scampo alle piante, coinvolgendo una pensilina alla fermata del bus. Della necessità di bonificare la zona ci eravamo occupati qualche settimana fa, dopo le numerose telefonate alla nostra redazione da parte degli abitanti di Fontanelle. Anche il quotidiano La Sicilia aveva dato risalto all'abbandono dell'area. Quando si dice comune sordo, ecco appunto, la testimonianza arriva purtroppo ancora una volta da un quartiere dove l'amministrazione comunale è piuttosto latitante. Dopo l'ordinanza del presidente Musumeci e il ricorso al TAR del governo Conte divampano le polemiche. Lello Casessa. Continua il braccio di ferro tra la regione siciliana ed il governo centrale, che ha presentato ricorso al TAR Sicilia dopo l'ordinanza di sgombero di tutti i migranti presenti negli hotspot dell'isola emanata dal governatore siciliano. L'ordinanza, la numero 33, stabilisce il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni migrante, con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ONG. Ma trascorsi abbondantemente le 24 ore, solo 800 migranti sono stati trasferiti fuori dalla Sicilia. Ieri pomeriggio, a sorpresa, è rimbalzata sui media e sulla stampa la notizia che il TAR della Sicilia, con un decreto cautelare monocratico, ha sospeso le
l'efficacia dell'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza migranti dell'isola. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dunque accolto l'istanza cautelare presentata dal governo e ha fissato la Camera di Consiglio per il 17 settembre. Come si dice in gergo calcistico, 1-0 palla al centro. Immediata la risposta del Presidente della Regione, la decisione adottata dal magistrato del TAR di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione. Come può essere concessa richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese? Se in pochi giorni, dice ancora Musumeci, sono stati trasferiti oltre 800 migranti dagli hotspot, è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce. Sulla nostra competenza in materia sanitaria non faremo un solo passo indietro ed anzi rilancia sulla questione dei controlli sanitari. Sono il commissario per l'emergenza Covid, ha detto qualche giorno addietro. L'ordinanza che ho emanato è in linea con le precedenti. L'obiettivo è mettere nero su bianco i problemi igienico-sanitari dei centri di accoglienza per farli sgomberare e solo successivamente sigillare tutto per carenze strutturali. Le irregolarità accertate dagli esperti sanitari saranno inoltrate alle procure competenti. Martedì mattina sarà a Lampedusa la nostra task force, ha detto ancora Musumeci. Nei giorni successivi saranno verificati accuratamente gli oltre 40 centri di accoglienza che sono stati censiti in Sicilia. È una battaglia di civiltà dalla quale non ci possiamo esimere. Al governo di Roma, conclude, chiedo ancora una volta di proclamare lo stato di emergenza su Lampedusa e di esercitare nei fatti le competenze che rivendica. Altrimenti sono solo chiacchiere, i problemi restano tutti sulle spalle e sulla pelle dei siciliani. E veniamo alla vicenda del piccolo Gioele. Il papà del bambino chiarisce sull'auto incidentata. Il papà di Gioele, Daniele Mondello, smentisce la rottura del parabrezza dell'auto della moglie Viviana Parisi durante l'incidente avvenuto sull'autostrada 20 Messina-Palermo il 3 agosto scorso all'altezza di Caronia. Attraverso i propri legali, Mondello fa sapere che il vetro era già rotto prima dell'incidente che ha coinvolto la moglie Viviana e il bimbo di 4 anni, entrambi poi ritrovati morti nei boschi. Il parabrezza dell'auto sulla quale quel giorno viaggiavano Viviana e Gioele, si apprende dall'agenzia ADN Cronos, si era lesionato in un precedente incidente avuto dalla donna nei mesi scorsi. Nelle scorse ore aveva preso piede l'ipotesi che il piccolo Gioele abbia riportato ferite nel sinistro. Subito dopo la donna ha fatto perdere le proprie tracce con il figlio allontanandosi nei boschi di Caronia. Qui è stato ritrovato l'8 agosto scorso prima il corpo della donna e diversi giorni dopo quello del piccolo. Sui luoghi del ritrovamento proseguono intanto le indagini degli inquirenti. Nelle scorse ore i vigili del fuoco, come stabilito dalla procura di Patti, diretta da Angelo Cavallo, hanno disboscato parte della boscaglia attigua al posto dove sono stati trovati i resti di Gioele. L'attività, svolta in presenza della polizia scientifica, è finalizzata alla ricerca di altre parti del corpo del piccolo e di eventuali elementi utili alle indagini. È prevista anche un'ispezione dell'area con l'utilizzo del luminol alla ricerca di eventuali tracce ematiche. Pista ciclabile di San Leone, destinata a rimanere un grande marciapiede senza sicurezza. Pista ciclabile di Agrigento. Tutti sanno che non doveva nascere come è nata. Fin dall'inizio si disse che quella era un marciapiede allargato e non poteva essere una pista ciclabile, perché la pista ciclabile, e lo sanno tutti, è un'altra cosa. Basta guardare le altre, belle solo a vedersi, sicure e a norma. A Siracusa, per restare in Sicilia, la pista è stata realizzata accanto al marciapiede e gode di sistemi di sicurezza. La pista ciclabile, come dicono le enciclopedie, deve essere un percorso protetto, riservato alle bici e separato dal traffico pedonale. Ad Agrigento, al Lido di San Leone, invece, tutto è stato lasciato all'improvvisazione, con il totale rischio per i ciclisti, vittime di chi sconosce le più elementari norme del vivere civile. A giugno, lo ricordiamo, un ciclista spinto da un tizio ha riportato delle fratture. L'episodio dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che la pista ciclabile di San Leone non può accogliere ciclisti e gente che passeggia o che porta a spasso il cane.
Davvero roba per la satira, insomma. Roba che non ha smosso il comune di Agrigento, che ancora non avverte il dovere di correre ai ripari per evitare altri spiacevoli episodi di inciviltà, favoriti da un marciapiede che solo qui si chiama pista. Anche l'assessorato regionale della salute ha aperto un fascicolo ispettivo per far luce sul decesso della giovane Lorenza Famularo, di appena 22 anni, avvenuto presso l'ospedale di Lipari il 23 agosto scorso. Da una nota del direttore generale dell'ASP di Messina, Paolo Lapaglia, si apprende che anche il Dipartimento Ispezioni e Vigilanza dell'assessorato regionale della salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro 10 giorni una relazione dettagliata sull'assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario di Lipari. Ringrazio, scrive il direttore generale dell'ASP di Messina, l'assessore regionale Ruggero Razza, che ha seguito personalmente la vicenda dall'inizio, per l'attenzione e la vicinanza umana riservata a questa triste vicenda che ha lasciato nello sgomento l'intera comunità eoliana e tutto il personale dell'ASP di Messina. La direzione generale si era già attivata dalla mattina di domenica 23 agosto in via amministrativa con una commissione di esperti che ha già prodotto una relazione e richiedendo anche tutta la documentazione probatoria del caso. Sarà l'autorità giudiziaria competente a far luce sulle eventuali responsabilità relative al decesso. Nessun possibile approfondimento verrà tralasciato dall'ASP di Messina. Per contribuire alla valutazione equilibrata e certa lo dobbiamo alla famiglia e alla memoria di Lorenza. Ieri la comunità di Lipari ha dato l'ultimo saluto alla ragazza presso la chiesa di Santa Croce, incontrata a Piano Conte. E sempre ieri familiari e amici di Lorenza hanno anche deciso di occupare simbolicamente l'ingresso dell'ospedale di Lipari per chiedere all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e al presidente della regione siciliana Nello Musumeci una visita nell'isola e affrontare il problema dell'assistenza sanitaria nella più grande delle isole Eolie. Per far luce sulla morte della giovane è in corso anche un'inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre l'ASP di Messina ha già avviato un'indagine con una commissione interna e sospeso un infermiere dell'ospedale. Centri estivi per minori ad Agrigento finanziati dalla Regione. Al villaggio Mosè il centro Manu Club, dove siamo stati. Avvia tra i centri estivi per i minori nella nostra città grazie a dei finanziamenti regionali ottenuti dall'amministrazione comunale. Tanti ragazzi che hanno così la possibilità, dopo la pausa del lockdown, di poter raffrontarsi, giocare, avere un po' di spensieratezza con i loro coetanei, socializzare alla presenza di tanti operatori qualificati. Stamani ci siamo recati al centro Manu Club, sito al villaggio Mosè, gestito dall'associazione Ollus Saieva, che si occupa anche di assistenza ai disabili, anziani e minori. Questa iniziativa sono costituita dai centri estivi. I centri estivi noi li abbiamo fatti partire e sono finanziati, diciamo, non sono ovviamente con finanziamenti del comune, però siamo riusciti ad avere questo finanziamento, a metterlo a frutto e abbiamo 3 centri estivi che sono già attivi da qualche giorno e dureranno fino alla fine di settembre. Ovviamente se dovessero, speriamo, cominciare le attività scolastiche, verranno le attività dei centri estivi saranno nel pomeriggio. Però è una bellissima iniziativa, io sono voluto venire oggi a vedere proprio quello che avviene in questi centri e sono rimasto molto favorevolmente colpito, perché ci sono un sacco di bambini e di ragazzi che finalmente hanno la possibilità, dopo il periodo di blocco a casa, di esprimersi, di giocare, di socializzare, e sono seguiti molto bene da tanti operatori che li aiutano, li seguono e fanno in modo da poter fare bene questa attività. Quali sono i 3 centri, assessore? Cosa deve fare una persona, una famiglia per poter usufruire di questi servizi? Allora, i centri sono 3, sono uno, questo dove ci troviamo, che è allocato al Manu Club, cioè al villaggio Mosè, nella zona del mercato ortofrutticolo. Un altro è gestito dalla Coccinella, dalla cooperativa La Coccinella, ed è presso le Suore Salesiane, in zona Santa Marta, nel centro storico quindi, e un terzo è in via dei Venti, praticamente presso il villaggio Fatato, ed è gestito da un'altra cooperativa. Ormai, a dire la verità,
le iscrizioni sono già chiuse perché sono a numero limitato. Sì. Noi abbiamo fatto, o meglio le associazioni stesse hanno fatto il reclutamento di questi bambini. In totale penso che siano intorno a 200 bambini che stanno partecipando. Se dovesse esserci qualche altro, eventualmente possiamo vedere di chiedere a queste associazioni se c'è la possibilità di inserirli, però insomma, i tempi diciamo, sono già stati dettati da un reclutamento che è già avvenuto. Ecco, parliamo di questo bel posto, le iniziative che fate, cosa fanno i bambini, che tipo di accoglienza insomma? Allora, noi ci occupiamo principalmente dei servizi di tutta la disabilità, però è ovvio che la nostra attenzione è un po' verso tutti, in particolar modo abbiamo una grande sensibilità per il mondo dell'infanzia in generale e quindi noi cerchiamo di integrare tutte le forme di iniziative che possiamo fare al fine di poter dare due tipi di servizio, da un lato è servizio a tutti i bambini in generale e dall'altro lato utilizziamo anche tantissime figure professionali, in particolar modo psicologi ed educatori, perché ci teniamo tantissimo che questi i bambini, tutti i bambini, possano avere un riferimento educativo che sia sano, ludico e che possano essere preparati alla vita, perché ovviamente investire sull'infanzia significa avere degli ottimi, delle persone adulte che siano integrate e che ovviamente si riducono tutte le varie problematiche sociali, quindi curiamo molto l'ambito dell'infanzia e le iniziative di aggregazione sociali ovviamente si prestano come attività naturali e poi ovviamente noi cerchiamo anche di integrarci sotto il punto di vista delle risorse del territorio e quindi cerchiamo di trovare le strutture migliori, gli operatori bravi che sanno lavorare o che vogliono lavorare con noi al fine di potenziare, mettere insieme tutti questi pezzetti e cercare quanto più possibile di dare tanti servizi. Noi abbiamo messo a disposizione la struttura che è il Manu Club, è un posto creato apposta per i bambini per farli svolgere le loro attività in tutta sicurezza e soprattutto con amore, perché il nostro motto è sempre stato quello di amare questi bambini e farli sentire al sicuro. Abbiamo cercato di dare un tema a questa iniziativa e proprio per questo abbiamo scelto un tesoro da mare, perché crediamo che ogni bambino in sé è qualcosa di veramente grande e quindi vogliamo far uscire il meglio che loro possono donare e nell'amarli vogliamo veramente godere di questi tesori perché sono veramente fantastici. Il mare di San Leone ospita domenica un importante evento. Vediamo di che si tratta. Si svolgerà domenica prossima 30 agosto nel piazzale Aster di San Leone alle ore 16 l'evento Boat Party, una festa in barca che l'anno scorso ha riscosso enorme successo alla Scala dei Turchi. Per questo secondo appuntamento Adriano Varisano, organizzatore dell'evento, ha pensato di spostare tutto nella città dei Templi, Agrigento, convinto della potenzialità del nostro mare e delle tantissime imbarcazioni invitate alla manifestazione. Tutto avverrà a distanza di sicurezza nel rispetto della normativa vigente, con la presenza in mare delle guardie ittiche, squadra nautica con un gommone sanitario coordinato da Sandro Bennici, utilizzato in caso di emergenza come pronto soccorso. L'evento ha lo scopo di promuovere il rispetto alla pulizia del mare e naturalmente il divertimento tra i giovani amanti del mare e dell'ambiente. Pausa per la pubblicità, a tra poco. Continua la bonifica da parte del Libero Consorzio di Agrigento del territorio provinciale per la rimozione dei rifiuti, compresi quelli speciali. Nel corso della bonifica è stato rimosso un grande quantitativo di amianto. A Messina un tassista in difficoltà a causa del Covid fa sciopero della fame. Vediamo. Io ho iniziato questa protesta perché, come ben sapete, a Messina le navi da crociera sono finite e di conseguenza non c'è lavoro, che è calato del 90%. Non lo so, io ho iniziato questa protesta da solo perché i miei colleghi prima dicono di fare la protesta, poi non la fanno perché i politici gli promettono che arriveranno questi soldi, che era dal 20 giugno che dovevano arrivare. È passato luglio, è passato agosto e ancora rimandano. Siamo arrivati all'estremo, sia io che la maggior parte dei miei colleghi.
Ora ci hanno riconvocato un'altra volta a Palermo, però di queste prese per il culo, scusi la frase, stanno continuando e arriverà l'inverno, che noi in inverno qua a Messina di lavoro ce n'è pochissimo. E continuerò fino ad oltranza, fino a che qualcuno qua nel comune di Messina si interessa della cosa e risolve un po' questi problemi che abbiamo tutti da stessi siciliani, che siamo 900 padri di famiglia che aspettano questi contributi. Forse la situazione a Messina è più grave perché non c'è stato neanche quel turismo che ci doveva essere, quel turismo regionale che ci si auspicava quest'anno, quindi manca il turismo in generale, mancano le navi da crociera, voi praticamente non trasportate nessuno. Quando ha fatto l'ultima corsa lei? L'ultima corsa io l'ho fatta mercoledì scorso, io qua è da domenica mattina che sono qua. E la gente o per paura di salire sul taxi o perché proprio Messina, il messinese non è abituato a prendere il taxi. So soltanto che è calato del 90%, e ci dovevano dare contributi regionali, come vede dal cartello, dal 2010, cioè è da 10 anni che ci prendono in giro. Siamo giunti allo sport. 3 nuovi arbitri per la prima categoria appartenenti alla sezione AIA di Agrigento. Si tratta di Giuseppe Rao di Canicattì, Francesco Contino e Alberto Micichè, entrambi di Agrigento. Una notizia di pallavolo: per la SEAP Dalli Cardillo Aragona è tutto pronto per iniziare la nuova stagione nel campionato nazionale di B1. Lunedì 31 agosto al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento avrà inizio la preparazione pre-campionato con l'allenatore riconfermato Massimo Dagioni. Il presidente Nino Di Giacomo ha concluso intanto 6 nuovi acquisti. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.